nel mondo. Don Oreste Benzi, grazie davvero. Ed ora linea alla messa, che quest'oggi viene celebrata dalla chiesa Santa Francesca Cabrini in Sant'Angelo Lodigiano, la regia di Attilio Monge e commento di Giuseppe De Carli. Noi ci vediamo naturalmente subito dopo con i nostri ospiti per aspettare insieme le parole del Santo Padre. Salutiamo Don Oreste che ci lascia per questa prima parte. Ci vediamo dopo. Don Oreste, grazie. Buongiorno e buona domenica da Giuseppe De Carli, la torre del castello degli Attendolo Bolognini. È l'imponente maniera edificata dai Visconti del XIV secolo e la torre campanaria della Basilica con l'angelo armato. Sono i due simboli civile e religioso di Sant'Angelo Lodigiano, diocesi e provincia di Lodi, nel cuore di una pianura padana immersa ancora nei rigori dell'inverno. Un borgo di circa 12.000 abitanti con la singolare presenza qui e altrove di castelli. Ma Sant'Angelo Lodigiano è famosa nel mondo, specie nelle due Americhe, per aver dato i natali a Santa Francesca Cabrini, la prima santa americana, e queste sono ancora immagini del castello di cui vi dicevo prima, la patrona degli emigranti, forse o senza forse una delle più grandi sante del XX secolo d'Italia. È nata qui il 15 luglio 1850, dunque 150 anni fa, e questo è il monumento che i Sant'Angiolini gli hanno elevato, monumento fatto dallo scultore Manfrini. E la messa che fra poco seguiremo nella basilica dedicata a lei e a Sant'Antonio Abate è un po' come il coronamento delle feste commemorative cabriniane, la Cabrini, cui questo borgo di gente schietta e viaggiatrice ha innalzato la statua, che vedete è la fondatrice delle missionarie del Sacro Cuore, che dalla fine dell'Ottocento si dedicarono alla cura degli emigranti italiani, prima negli Stati Uniti, e questa è la casa natale, poi in Nicaragua, Brasile, Argentina, oltre che in Francia, Spagna, Inghilterra. In seguito estesero la loro attività missionaria in altri campi, educazione della gioventù, assistenza ai bambini abbandonati e sanità, di cui è ancora oggi tangibile testimonianza la magnifica corona dei Columbus Hospital degli ospedali. E nel novembre scorso le sue figlie spirituali le hanno dedicato un convegno internazionale in Vaticano su un tema di stringente attualità, la dignità del migrante, il messaggio di Madre Cabrini. Fra le tante iniziative ne vedete una singolare, una mostra itinerante. Lei, la viaggiatrice di Dio, su un jumbo tram che ha sostato nelle principali piazze della capitale. Emigrazioni, immigrazioni, il titolo. Gli immigrati extracomunitari in Italia, oggi forse più di 2 milioni, equiparati ai nostri immigrati in ogni parte del mondo, che sono 25 milioni, pensate. Questo per far comprendere che gli emigrati si somigliano tutti, sono tutti cittadini del mondo, senza distinzioni né di razza né di religione. E questa è la basilica dedicata a lei, Santa Francesca Cabrini, compresi dunque, aggiungiamo noi, i temuti immigrati di religione islamica. La Cabrini, e la mostra fotografica lo evidenziava in maniera chiara, aveva compreso che nel fenomeno oggi mondiale delle immigrazioni c'è un problema decisivo da risolvere, quello dell'identità e nel contempo quella dell'integrazione con i paesi di accoglienza. E qua siamo arrivati all'interno di questo tempio dedicato, come vi dicevo, a Santa Francesca Cabrini, che è stata beatificata nel 1938 da Pio XI, canonizzata da Pio XII nel 1946, e proprio durante l'anno santo del 1950 Pio XII la proclamò patrona degli emigranti. Questa messa sarà trasmessa attraverso il canale satellitare RAI in tanti paesi del mondo. È il giubileo della Cabrini, del suo ordine, ma anche il giubileo di tutti gli emigranti, a cominciare dagli italiani che, andando a cercare fortuna all'estero, sono riusciti a rimanere se stessi, pur divenendo a pieno titolo cittadini dei paesi che li hanno accolti. Dovremmo ora vedere, ecco, il fonte battesimale, il battistero dove la Cabrini fu battezzata. E di fronte al battistero c'è una cappella che è un po' il cuore di tutta questa basilica, è la cappella dedicata a lei. Santa Francesca Cabrini appartiene alla moderna schiera di apostoli che, rispondendo ad una particolare chiamata di Dio, come ricorderà San Paolo nella liturgia della parola in questa quarta domenica del tempo ordinario, fanno della loro vita un inno alla carità. E questo è un famosissimo dipinto, quello che praticamente è impresso nella mente, nel cuore di milioni di immigrati e di emigrati in ogni parte del mondo. Celebra la messa
Celebra la messa l'arciprete della Basilica, Monsignor Carlo Ferrari, parroco di Sant'Angelo Lodigiano. Con lui concelebrano alcuni sacerdoti della zona. Anima la liturgia il coro della Basilica con voci bianche di Sant'Angelo Lodigiano e Milano, e il direttore è il maestro Carlo Rognoni. Organista il maestro Don Luigi Bardella. Guida la celebrazione Don Carlo Granato. Vi dicevo del problema delle immigrazioni. Tra la questione decisiva da risolvere c'è proprio quella della identità e del contempo della integrazione con i paesi d'accoglienza. Un nodo scorsoio, un crinale difficilissimo da percorrere, specie se chi si affaccia sulla soglia di un altro paese ha una cultura e una formazione religiosa lontana da quel grappolo di diritti umani condivisi universalmente. Ma è una sfida a cui l'Occidente non può sottrarsi. Sfida dell'accoglienza, fantasia della carità, ricchezza della diversità e anche fermezza sui principi sanciti in documenti ufficiali dell'ONU, perché ognuno possa dare all'altro il meglio di sé e non chiudersi in una sorta di nicchia lamentosa, di vittimismo ingiustificato. Ed ora seguiamo la celebrazione liturgica. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Carissimi, ci troviamo in questa domenica quarta del tempo ordinario, Pasqua della settimana, per cantare le lodi del Signore, ascoltare la Sua parola, fare comunione con Lui e tra di noi. E oggi siamo in comunione anche con i nostri fratelli malati di lebbra e ancora con le popolazioni dell'India colpite dal tremendo terremoto. E mediante la RAI facciamo unità, soprattutto con tanti italiani sparsi in 80 nazioni del mondo, per concludere le solenni celebrazioni in onore della nostra santa concittadina e patrona, Santa Francesca Saverio Cabrini, madre di tutti i migranti. Santa grandissima, mirabile testimone dell'amore, iniziatrice di opere straordinarie e di uno stile moderno e attualissimo per l'integrazione socioculturale tra i popoli. Ci disponiamo alla celebrazione chiedendo perdono al Signore di ogni nostro peccato. Signore, che hai dato compimento alle scritture, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, immagine dell'amore misericordioso del Padre, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, difensore dei poveri e degli ultimi, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti Thank you.
Preghiamo. Dio grande e misericordioso, concedi a noi, tuoi fedeli, di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni della re Giosia mi fu rivolta la parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu dunque cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti alla loro vista, altrimenti ti farò temere davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti muoveranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. In te mi rifugio, Signore, ch'io non resti confuso in eterno. Liberami, difendimi per la tua giustizia, porgimi ascolto e salvami. Sì, per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la carità è paziente. È benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto,
quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a dire nella sinagoga: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Zarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Parola del Signore. Dopo la proclamazione della parola di Dio con testi tanto intensi e carichi di umanità spirituale, ci corre subito sul labbro la preghiera.
Vieni, Spirito Santo, imprimi tu nella nostra mente e nel cuore la parola della grazia che ha il potere di edificare e santificare la vita. E ora fissiamo lo sguardo su Gesù. È nella sinagoga di Nazareth. Ci è stato detto domenica passata, si è alzato a leggere il grande libro del profeta Isaia nella terza parte, ove è scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato, per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e la vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Subito dopo, davanti a tutti, cala la sua affermazione, che è autopresentazione autorevole, piena di sorprese e di forza. E l'abbiamo sentita anche adesso. Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. La liturgia, nostra grande maestra, fa leggere per due domeniche consecutive queste parole di Gesù, per farci comprendere chi è Gesù e qual è la sua missione. E in esse c'è anche un'altra grandissima verità. Ogni volta che nella celebrazione eucaristica ci vengono proposte le scritture, esse trovano realizzazione in Gesù. Realizzazione piena, attuale, per noi oggi. Una realizzazione efficace. E ancora oggi Gesù rivolge il lieto messaggio, il suo Vangelo, particolarmente ai poveri e proclama la liberazione dei prigionieri, dona forza liberante a chi è oppresso, illumina ogni persona che cerca luce e propone un tempo di grazia per tutti. Ma se abbiamo ascoltato con attenzione, il brano del Vangelo odierno ci mostra in particolare le reazioni dinanzi a Gesù. E c'è la reazione della gente, quella presente nella sinagoga di Nazareth, quella di Galilea, di Israele, potremmo dire, del mondo, del nostro tempo. E la prima reazione è la testimonianza nella forma della meraviglia per le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, per lo stile della sua vita e per i prodigi di cui avevano ascoltato, sentito parlare. E in realtà, davanti a Gesù, se il cuore è aperto, non si può non riconoscere il realizzarsi in pienezza del modo con cui i profeti avevano indicato la grande condiscendenza di Dio e il suo amore. E in questa linea possiamo dire, durante i secoli, un numero infinito di santi che hanno seguito Gesù mostreranno con la concretezza delle opere l'infinito amore di Dio, il suo farsi disponibile all'uomo. E la nostra santa, lo dico sempre con tanto entusiasmo, la nostra patrona, sotto questo profilo è una figura splendida. Il modo di vivere e di agire lo ha imparato dal Vangelo, nella contemplazione di Gesù. E le opere sterminate che ha realizzato a favore dei migranti sono ancora una volta il segno dei prodigi divini. Ma dopo la meraviglia, l'Evangelista Luca, guardando la vicenda complessiva di Gesù, di cui il fatto di Nazareth è premonizione, ci presenta l'ostilità e la violenza dei suoi compaesani, che sdegnati lo cacciano e cercano di gettarlo giù dal precipizio. Come si spiega questo passaggio? Dallo stupore alla volontà di eliminazione. È qui racchiuso, credo, uno dei misteri più grandi e consueti della vita religiosa e del rapporto con Dio. Anche noi, se scrutiamo con qualche attenzione la vicenda personale, scopriamo che non è assente l'ondeggiare tra l'entusiasmo della fede e i momenti del dubbio, o forse anche del rifiuto di Dio.
di fronte al dolore cocente, alla malattia prolungata, alla perdita improvvisa e tragica di una persona molto cara, quanti perché sono apparsi nella mente e nel cuore. E se abbiamo pregato a lungo e sofferto tanto, implorando il Signore senza alcun riscontro, forse siamo stati anche tentati di gridare il nostro no a Dio. E l'Evangelista ci invita a riflettere, proponendoci uno squarcio di luce in questo mistero e anche un percorso spirituale. Perché i nazaretani rifiutano Gesù? In primo luogo perché lo pensano uno di loro, figlio di Giuseppe, e non riescono a compiere il grande balzo della fede che oltrepassa le apparenze, il balzo della fede che sa accettare che Dio si manifesti anche in modo inimmaginabile, passando per le strade di un umile carpentiere e anche passando per le strade della croce. Ma è ancora più rilevante un secondo motivo. I suoi conterranei vorrebbero un Gesù tutto per loro, per i loro bisogni, per i loro progetti. Lui invece parla dei grandi profeti Elia ed Eliseo nella loro missione con gli stranieri, come a dire di essere stato inviato non per Nazaret, ma per tutte le genti. E il suo universalismo non è compreso, anzi è considerato offensivo. E ancora meno comprendono i nazaretani l'assoluta libertà di Dio nei suoi interventi. Pensiamo, teoricamente tutti sappiamo che Dio è il Signore, sovranamente libero nel condurre le vicende del mondo come quella di ciascuno di noi. Di fatto, quando Lui, il Signore, non agisce secondo le attese o le contraddice, spunta la ribellione o la negazione, o più spesso l'indifferenza, il disinteresse per Lui e per le cose della fede. E allora ecco il percorso spirituale che ci viene indicato. È l'abbandono della fede nelle mani di Dio, lasciando senza paure che sia Lui ad agire come sovrano nella nostra vita. Egli ci tratterà sempre con amore, si chinerà su di noi come su Geremia e ci unirà a sé come ha fatto unione totale con il suo figlio Gesù. E per concludere, un riferimento alle ultime parole del brano evangelico e a quanto ci ha comunicato San Paolo nella seconda lettura che è stata fatta. Egli, dice l'Evangelista Luca, passando in mezzo a loro, se ne andò. Appare qui tutta la forza di Gesù, che affronta vittoriosamente ogni ostilità. E una forza più grande traspare in queste altre parole. La carità è paziente, è benigna la carità. Non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto crede, tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. Sono questi i tratti di Gesù, la sua vita, la potenza del suo amore, il suo volto, che manifesta il volto del Padre. È, come dice Madre Cabrini, il Sacro Cuore di Gesù che si esprime e chiede a tutti noi, alle nostre comunità, di seguirlo sulla strada per la quale Lui cammina. È una strada estremamente esigente, impegnativa, con tante rinunce, ma l'unica capace di colmare il cuore e realizzare quel bene che non avrà mai fine. Cristo, Cristo Gesù, mia dolce rovina, impossibile seguirti, amarti impunemente. Tu rovini la vita, insufficiente. Il mio mondo di maschere e di bugie.
rovini la vita illusa. Nel cuore della logica del mondo sei posto come contraddizione, rovina di idoli e di illusioni, risurrezione di tutti i germi di vita e di amore, compimento della speranza e della carità che non avrà mai fine. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo Dio, Padre di tutti noi, perché divenuti i Suoi figli nel battesimo, ci impegniamo a vivere di più nella carità, la vocazione e missione cristiana nel mondo. Preghiamo insieme e diciamo: aiutaci, Signore, a vivere nella carità. Aiutaci, Signore, a vivere nella carità. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, le persone consacrate, perché di fronte alle difficoltà non si scoraggiano, ma abbiano la forza di proseguire nella missione loro affidata. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a vivere nella carità. Per i responsabili della vita civile, perché sappiano trovare tempi e strutture necessarie per una concreta solidarietà umana e cristiana. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a vivere nella carità. Per tutti coloro che soffrono, per gli anziani e le persone sole, perché dall'incontro con Cristo ricevono la forza di superare ogni difficoltà. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a vivere nella carità. Per i malati di lebbra, perché in questa giornata mondiale sia rinnovato l'impegno di assistenza con persone e cure adeguate. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a vivere nella carità. Perché Santa Francesca Cabrini, patrona degli emigranti, sostenga la speranza degli esuli di tutto il mondo, susciti solidarietà tra i popoli e anime noi a promuovere con tutti i mezzi la giustizia e la pace. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a vivere nella carità. O Signore, che in Cristo Gesù ci hai insegnato la via della fedeltà, la propria vocazione e missione, concedi a noi la grazia della perseveranza nel vivere il comandamento della carità, onde meritare un giorno il premio eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Inizia con la liturgia, con l'offertorio, la liturgia eucaristica. All'altare vengono portati l'acqua e il vino e alcuni doni da parte di alcune bambine vestite, vedete come vestiva la Cabrini nella seconda metà dell'Ottocento, vestite da paesanelle, ecco, possiamo dirlo così, oltre al pane e al vino.
viene portato un cesto con delle violette. Sì, perché dopo aver incontrato un missionario in Cabrini bambina, si accese il desiderio di portare Gesù a chi ancora non lo conosceva. Costruiva barchette di carta su cui deponeva delle violette che poi lasciava andare alla corrente. Ecco, le violette simboleggiano le suore che sarebbero poi andate a portare il profumo di Cristo in tanti paesi del mondo. E poi c'è questo grande mappamondo trasparente che dice della universalità della missione, dello spirito missionario della Cabrini, della concretezza delle opere che ha disseminato un po' in ogni parte del mondo, non all'Oriente ma all'Occidente. Sono le parole rivolte alla fondatrice delle missionarie del Sacro Cuore, da Leone XIII nel 1888. La Cabrini voleva andare in Cina, il Papa l'indirizzava nella direzione opposta, verso le masse degli emigrati che alla fine dell'Ottocento varcavano gli oceani verso gli Stati Uniti d'America, spesso in condizioni di estrema indigenza. Questo episodio è ricordato da un lungo messaggio che nel luglio 2000 Papa Wojtyła ha inviato alla madre Lina Colombini, superiore generale delle missionarie del Sacro Cuore, qui in Basilica Sant'Angelo Lodigiano, invece presente Suor Maria Barbagallo, la provinciale d'Italia. E da quel momento, scrive Giovanni Paolo II, l'attività apostolica di madre Cabrini fu sempre più animata dal desiderio di recare la salvezza a tutti e in fretta. Ecco questa caratteristica: agire ardentemente, velocemente, senza arrendersi davanti agli ostacoli, senza deflettere dalla propria missione. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, questi doni che noi, tuo popolo santo, deponiamo sull'altare e trasformali in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso, che ci hai donato il tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli, i poveri, gli ammalati, gli esclusi. Mai Egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la parola annunziò al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza noi ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Giacomo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Della Cabrini si sono innamorati milioni di persone, specie nelle due Americhe. La sua immagine corre ovunque
il suo ardimento ha contagiato personaggi noti e famosi come il compositore Lorenzo Perosi, che alla Cabrini ha dedicato una messa, e persino, pensate, l'attrice Giulietta Masina, che coltivò il desiderio di portare la vita di questa donna sui grandi schermi. Geniale collaboratrice di Dio la definirà un famoso giornalista di un grande quotidiano, che sa difendere le ragioni della vita curvandosi sulle piaghe fisiche e spirituali delle persone cui condizioni di vita appena accettabili erano negate. Certo, un modello anche di emancipazione femminile. Cecchina Cabrini, come la chiamavano le sue conterranee, fu uno degli esempi più riusciti di questo modello di religiosa sulle cui orme si posero migliaia di giovani donne, trasformandosi in viaggiatrici, professioniste dell'insegnamento e dell'assistenza, dirigenti di istituti e amministratrici di capitale. Pensiamo che il codice italiano solo nel 1919 riconobbe alle donne capacità giuridica quanto all'amministrazione del proprio patrimonio. 1919, quando Francesca Cabrini, che morirà a Chicago nel 1917, aveva già diretto opere in tutto il mondo. Una esperienza unica che per un verso rivendicava un'autonomia dal clero maschile e per l'altro valorizzava la qualità delle donne che accettavano la sua proposta di vita, valorizzare professionalmente le suore senza paura che queste perdessero la insostituibile dimensione spirituale. Il nostro credo, affermava un altro grande spirito del cristianesimo lombardo, Don Primo Mazzolari, sarà cantato su tutte le strade per confondere i canti dell'odio e segnare per sempre, contro le stolte pretese dei figli degli uomini, il libero respiro dei figli di Dio.
Si concludono allora, come detto fin dall'inizio, le grandi celebrazioni in onore di Santa Cabrini. Vogliamo conoscerla per amarla e imitarla e speriamo che anche molti altri nel mondo si aprano all'accettazione della sua spiritualità, al suo stile di accoglienza. Preghiamo. O Dio, che hai nutrito alla tua mensa tutti noi, fa che per la forza di questo sacramento, sorgente inesauribile di salvezza, la vera fede e l'autentica carità si estendano sino ai confini della terra. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. È ora di lavorare per il riposo, ci sarà tempo in paradiso, è una frase che vi dico fra virgolette. Ricorda questa frase il vescovo americano John Foley, presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. E lui, americano, ricorda che la Cabrini fu la prima cittadina americana ad essere proclamata santa. Intanto questo è l'inno del maestro Bracchi dedicato alla Cabrini. Fu la prima cittadina americana ad essere proclamata santa. Gli Stati Uniti sono una nazione di immigrati e di figli di immigrati e nessuno ha saputo capirlo meglio della Cabrini. Per questo nel decennio scorso, ad ogni giornata mondiale della pace, ogni primo gennaio, abbiamo voluto citarla, perché in lei è riassunto il nostro tempo. Sono condensate angosce e speranza di centinaia di milioni di persone. Verso la santa italo-americana si inchinano riconoscenti gli italiani e gli americani. Lei che ebbe l'avventura di essere cittadina di due mondi e che ora è cittadina del paradiso. Termina qui la nostra diretta dalla Basilica di Santa Francesca Cabrini a Sant'Angelo Lodigiano, dandovi appuntamento per domenica alla stessa ora dalla chiesa di Santa Maria Mare in Maiori, provincia di Salerno. Vi salutano Giuseppe De Carli, il regista Attilio Monge, l'assistente alla regia Livia Sabatti e i tecnici RAI Esterna 1 di Firenze. Buona domenica e linea agli amici e colleghi della rubrica A Sua Immagine. Ed eccoci tornati in studio per tutti coloro che si fossero sintonizzati soltanto in questo momento. Vi ricordo che il tema della puntata di oggi è l'inno alla carità di San Paolo.